Allora, l'amministrazione comunale di Tocco da Casauria, sulla scorta di una sensibilità ereditata già da tempo, cioè da un periodo, chiamiamolo così, non sospetto, quando le energie alternative o quelle che sono, insomma, l'energia che può essere in qualche modo prodotta da interventi alternativi, era soltanto un sogno. Già dall'84 l'amministrazione di allora, del tempo, ha mostrato una sua sensibilità relativamente a quella che è la peculiarità del luogo, cioè quindi il vento, e affidando ad un laboratorio di ricerca dell'Università dell'Aquila lo studio di un possibile intervento, e sin da allora si è attivata una macchina che poi ha portato a ciò che abbiamo oggi, seguendo una fase evolutiva ben precisa, alla costruzione di un parco eolico che insomma, ha portato alla ribalta il nostro paese, addirittura sulla prima pagina del New York Times. Questa sensibilità è stata ulteriormente accentuata mostrando la volontà di aderire a quello che poi è stato chiamato il patto dei sindaci, cioè una sorta di convenzione fra i sindaci in cui si sono impegnati a voler raggiungere gli obiettivi, superando anche le aspettative di quello che erano le indicazioni europee, quindi aderendo anche a ciò che diceva il protocollo di Kyoto cercando di raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Il Comune di Tocco della Casauria ulteriormente l'amministrazione ha mostrato sensibilità in questo senso, rispondendo immediatamente con il voler incaricare dei tecnici esterni per la redazione di un SEAP con cui si riuscisse a in qualche modo a controllare e a monitorare l'efficienza dei probabili interventi miratamente a raggiungere questo obiettivo, e il SEAP è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità, per cui l'intera amministrazione ha mostrato questa sensibilità. E un primo intervento che è stato fatto già da giugno-luglio 2011 e la realizzazione attraverso l'utilizzo di un finanziamento messo a disposizione proprio grazie al patto dei sindaci, 50.000 euro, con cui si è riusciti a efficientare ciò che è il rendimento energetico in questo caso di un edificio comunale che è destinato al plesso scolastico, attraverso la sostituzione degli infissi che prima non erano adeguati. Con questo intervento si è riusciti ad adeguare il complesso, e si sono subito avuti dei riscontri positivi, sia dal punto di vista di risparmio energetico, ma anche dal punto di vista della sensibilità dei diretti fruitori, che hanno subito riscontrato la differenza tra l'anno precedente al scolastico, in cui gli infissi erano quelli precedenti, insomma quelli non adeguati, e con l'adeguamento. Poi naturalmente il tutto non si ferma qui, ma c'è stata tutta una serie di programmazioni che sono state messe già in atto, e attraverso un miglioramento, anche questo passato attraverso il Consiglio Comunale, e di alcuni dettami per quanto riguarda un regolamento di cui il Comune di Tocco è dotato, un regolamento per l'edilizia ecosostenibile, un miglioramento che facesse sì che i probabili investitori o comunque privati potessero usufruire di incentivazione e quindi essere sensibilizzati per poter realizzare interventi che possano tenere in considerazione un risparmio sia energetico, e quindi di conseguenza una riduzione delle emissioni di CO2 nell'aria.
Questo è stato fatto con grande volontà di questa amministrazione, quindi un miglioramento di questo regolamento di cui era già dotato il Comune di Occhiataro, non solo, ma ha anche proposto la realizzazione e risposta ad un bando pubblico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla palestra comunale, che ha un'estensione sul solarium di circa 600 metri quadrati, insomma siamo in attesa di un riscontro, e poi altri interventi che sono ancora in essere e che prevedono l'inserimento di alcuni accorgimenti particolari sempre miratamente allo sviluppo di energie, comunque la produzione di energie prodotte da fonti rinnovabili. Abbiamo messo in atto la possibilità di poter realizzare una pista ciclopedonale che avesse in qualche modo il sistema di illuminazione con un funzionamento legato allo sfruttamento dell'energia solare. Altri esempi sono ancora al vaglio dell'amministrazione. Comunque è stato voluto fortemente, per passare poi a quella che è la peculiarità propria del nostro territorio, cioè quindi lo sfruttamento del vento, un argomento che era è stato tirato in ballo già da diversi anni, ma noi l'abbiamo in qualche modo voluto e concretizzato attraverso un atto deliberativo di Consiglio Comunale, che è quello dell'approvazione di un regolamento per l'insediamento del mini eolico, che ha avuto, almeno inizialmente, da poco che è stato approvato, inizialmente un riscontro positivo, perché parecchi, sia privati che imprenditori edili, imprenditori locali, hanno mostrato la volontà di voler realizzare, concretizzare impianti per la produzione di energia da fonti eoliche. Quindi è in programma anche, con l'assenso positivo sicuramente dell'amministrazione, il probabile insediamento di una quinta pala, sempre della stessa tipologia di quelle delle quattro già insediate, che andrebbero ad ampliare l'attuale parco eolico, che probabilmente a breve sarà concretizzato. Questo è un po' ciò che abbiamo fatto in programma. Poi un altro aspetto che un'informazione preannunciata, insomma, che è quello che il Comune, l'amministrazione di Tocco da Casaro parteciperà a un prossimo incontro conferenza fra i vari sindaci che hanno aderito un po' al patto dei sindaci, che si svolgerà il 4 ottobre a Bussi sul Tirino, e in cui si discuterà su ciò che è l'attività programmatica delle varie amministrazioni, e su ciò che può essere fatto, migliorato e comunque ampliato ai fini della sensibilizzazione della cittadinanza e della popolazione locale, proprio miratamente allo sviluppo, all'ottenimento di questo obiettivo che caratterizza proprio la formazione del patto dei sindaci. Perfetto.